Allora, 14:35, direi che possiamo cominciare. Allora, buongiorno a tutti. Molti avranno, non sarà la prima volta che si collegano e partecipano a queste nostre iniziative, quindi per la, non so se 14esima volta si sentiranno ancora come si dice, le formule di benvenuto. E invece, per chi non si è mai collegato, spieghiamo 2 secondi chi siamo. Siamo l'associazione GFOS, l'associazione italiana per l'informazione geografica libera, che assieme all'associazione GEAM del Politecnico di Torino, presso il Politecnico di Torino, assieme poi al Master in GIS Science dell'Università di Padova, che gentilmente ci ospita con la sua account Zoom, il Politecnico di Torino, Dipartimento di Georisorse e Territorio, no, anzi Diati, scusate, e il Digital Campus di Padova. Abbiamo appunto pensato tutti insieme di organizzare questo ciclo di conferenze. I temi sono, avete visto, i più svariati. Alcuni ci sono stati quasi chiesti, diciamo, siamo andati un po' per accontentare, tra virgolette, esigenze che abbiamo riscontrato per esempio nei social o per cose dirette. Oggi parleremo, anzi parlerà Lorenzo di QField, che è un'app che permette di fare rilievo in campo in maniera molto, molto semplice, soprattutto per la fase di preparazione, di post-processing del rilievo, perché è intrinsecamente collegata a QGIS. So che per molti la parte di rilevamento in situ è strategica, e quindi insomma direi che al momento è uno dei prodotti più QFeed è uno dei prodotti più maturi, se non forse il più maturo, diciamo, di rilevamento agganciato a QGIS. Quindi non vi ruberò niente, vi ricordo solo che l'incontro sarà registrato, quindi tenete conto che appunto ci state dando implicitamente con la vostra presenza qua il permesso di registrare e quindi poi di diffondere la registrazione. Lorenzo poi ci lascerà tutto il materiale didattico che pubblicheremo nella pagina degli eventi, e grazie poi all'attività di Toto Fiandaca, Pi Greco, che vedete oggi in tutto il suo splendore in video. Lui si occupa della parte di editing dei video e poi della diffusione di tutto il materiale come social media manager dell'associazione. Lorenzo vi racconterà poi come intende gestire il suo spazio, quindi per gli interventi e cose del genere. Noi siamo qua e presidiamo comunque la chat. Ultimo ma non ultimo, mancano ancora tre incontri, due dedicati alle licenze, al tema grande delle licenze del software e degli open data, e l'ultimo invece dedicato alla QGIS tridimensionale, diciamo, quindi interazioni con Blender e cose del genere. Dopodiché ci prendiamo una pausa. E sicuramente riproporremo questi appuntamenti anche nell'autunno. Nel frattempo avete così tutto il tempo di decidere di iscrivervi alla nostra associazione, di fare delle donazioni e comunque di partecipare alla vita della comunità dedicata al software e ai dati liberi che l'associazione GFOS rappresenta. Vi dico anche l'ultima cosa, poi giuro che me ne vado perché sto provando troppo tempo. Vi comunico ufficialmente che abbiamo presentato come associazione GFOS la candidatura dell'Italia, di Firenze in particolare, ad ospitare il convegno mondiale Fosforgine 2022. Abbiamo grandi chance di portare a casa il risultato, e quindi a maggior ragione servirà una mano, un appoggio della comunità. Grazie a tutti, buon divertimento. Vai Lorenzo. In Genova, ma svolgo il mio dottorato in GITER. Immagino che GITER sia una realtà, un'azienda abbastanza nota in questo ambito, nell'ambito GFOS. Siamo abbastanza attivi con le nostre attività.
Quest'oggi, diciamo, parliamo di appunto QField, come introduceva giustamente prima Stefano, che è questa applicazione per sostanzialmente il mapping e il rilievo sul campo. QField è molto interessante perché è proprio strettamente legata a QGIS e nasce, diciamo, per sostanzialmente rispondere all'esigenza quando ci si trova sostanzialmente con un progetto vuoto di QGIS e lo si deve riempire con determinati dati che devono essere appunto raccolti sul campo. Perché parliamo, da dove è nato sostanzialmente questa chiacchierata che andiamo a fare oggi? Beh, è nata da un nostro caso applicativo, ovvero da un lavoro che abbiamo iniziato ormai, spero di non, quasi più di un anno fa, un anno e mezzo fa, ora dovrebbe essere giusta come data, ovvero il caso di un rilievo della rete acquedottistica. E in particolare, se poi il rilievo della rete acquedottistica della città di Albenga, di Loano. Sostanzialmente perché abbiamo pensato, cioè sostanzialmente il cliente ci chiedeva insomma, di avere un GIS, in realtà un web GIS, poi sostanzialmente che comprendesse che tutti sostanzialmente i punti, gli snodi della loro rete acquedottistica. Quindi immaginate ogni tombino, ogni chiusino deve essere rilevato e deve essere collegato con le opportune condotte, gli scopi per cui la committenza ci ha richiesto questo tipo di lavoro possono essere molteplici, ma sicuramente per quanto riguarda il caso di una rete acquedottistica, un web GIS della rete stessa sicuramente migliora molto la gestione proprio dell'infrastruttura stessa. A questo punto l'idea nasce proprio insomma, si poneva davanti un rilievo molto imponente, perché appunto si tratta di fatto poi la parte importante è quella di rilievo, ma rilievo di molti punti. Immaginate appunto quando camminate per strada, ogni tombino che vedete era un punto da rilevare, perché appunto ad ogni tombino corrisponde una determinata caratteristica, una determinata appunto, componente della rete. E a questo punto si poneva davanti sia il rilievo fatto in maniera GNSS per determinati motivi, poi vedremo, e soprattutto poi la restituzione in ambiente GIS. Certo che unire questi due strumenti, diciamo che migliora notevolmente poi la produttività sostanzialmente e la velocità anche del lavoro stesso, perché chiaramente uno può andare sul campo, rilevarsi col suo strumento tutti i punti, crearsi un determinato file oppure come lo strumento restituisce il rilievo e poi chiaramente importarlo in QGIS. Certo, questo si può fare, non è che insomma, però ovviamente immaginate di dover fare questo lavoro per giornate e giornate, e chiaramente, come vi dicevo, è un lavoro che va avanti da più di un anno, quindi sostanzialmente lavorando direi 3 giorni alla settimana, per cui vedete che la quantità di dati da raccogliere sul campo è molto elevata, e quindi chiaramente l'integrazione tra questi due tra il rilievo GNSS e poi la restituzione in ambiente GIS, fatto tutto in un unico strumento, chiaramente è una mossa a nostro avviso vincente. Bisogna vedere però come integrare lo strumento GNSS in QField, e questo perché, come vedremo dopo, QField in realtà di base è un'applicazione che utilizza lo strumento GNSS integrato nello smartphone o nel tablet dove si usa l'applicazione stessa. Ma in alcuni casi, chiaramente per diversi motivi, anche
diciamo, per restituire un dato di qualità, per professionalità o perché magari a volte serve veramente un rilievo più preciso, la precisione intrinseca del GNSS integrato nello smartphone può non essere sufficiente. Potrebbe invece essere, oppure lo smartphone banalmente non, a volte non so, sostanzialmente è meglio, diciamo, avere un ricevitore GNSS esterno, ecco, e fare per esempio un rilievo in modalità NRTK. Potreste aver bisogno di avere un dato con precisione centimetrica, cosa che restituisce un NRTK e cosa che un GNSS integrato nello smartphone potrebbe non restituirvi. A questo punto vedete che nasce di per sé spontanea l'integrazione di Q-Field con un ricevitore GNSS esterno, e questo sostanzialmente è un nodo ancora un po' cruciale per questa applicazione, come vedremo, perché sostanzialmente viene fatta questa integrazione un po' come con un accrocchio, mettiamola in questi casi, anche se a onor del vero, come vedremo dopo, nelle ultime versioni di Q-Field, benché purtroppo non sia molto documentato, è stata sviluppata all'interno dell'applicazione stessa la possibilità di integrare un ricevitore esterno senza fare l'accrocchio, che appunto poi tra un attimo vedremo. Parleremo poi quindi di come passare da QGIS a QField e chiaramente viceversa, per poi arrivare a, insomma, una serie di considerazioni finali sia sull'utilizzo di QField, ma più che altro legate appunto al nostro caso specifico, che farà un po' da sfondo a tutta la nostra chiacchierata. E poi niente, lasceremo spazio chiaramente a domande che sicuramente sono molto, molto utili per nuovi spunti, per discussioni. Da un punto di vista organizzativo avrei pensato di dividere sostanzialmente questa presentazione in due parti. Nella prima parte vedremo sostanzialmente l'integrazione tra il GNSS e QField e focalizzo abbastanza l'attenzione su questa parte, un po' perché io in realtà in GTR non sono quello che non mi occupo particolarmente di GIS, quindi la parte poi di GIS stretta è quella che padroneggio in maniera un po' minore sostanzialmente, mentre ho più esperienza per quanto riguarda il rilevamento GNSS. È un po' perché diciamo che questa non è la prima volta che proponiamo questa chiacchierata, e diciamo dalle volte scorse ci sono arrivate alcune domande sempre sulla parte di integrazione tra GNSS e QField, quindi sostanzialmente mi farebbe piacere porre un pochino l'attenzione su questo, anche dando qualche suggerimento sulla tipologia di ricevitore GNSS da utilizzare. Poi chiaramente, ecco, alla fine di questa prima parte, magari se nascono domande potremo dedicare qualche minuto appunto alla risposta delle domande, per poi passare invece alla parte più strettamente legata a QGIS e QField e le varie caratteristiche e come parlano questi due software uno con l'altro, e poi niente, spazio alle domande finali. Ma basta con l'introduzione, entriamo nel vivo e parliamo del rilievo appunto della rete acquedottistica, nel nostro caso appunto la rete acquedottistica, diciamo, della città di Albenga e poi anche di Loano. Qual è il problema sostanzialmente che ci si viene incontro? Sostanzialmente esiste una normativa per il rilievo e l'informatizzazione delle reti di servizi. Mi faccio da solo una tirata di orecchie, non ho riportato qui, nel caso qualcuno fosse interessato, la normativa di riferimento e purtroppo mi cogliete impreparato, non me la ricordo, però sostanzialmente l'avevamo vista, e sostanzialmente questa normativa indica che esistono delle tipologie geometriche precise che devono essere rilevate, ovvero chiusini e condotte, cioè dei punti e delle linee, chiaramente. E esiste quello che è più importante, una definizione standardizzata di attributi da associare a queste tipologie geometriche con relative decodifiche.
Quindi sostanzialmente per il rispetto degli standard e quindi noi dal nostro punto di vista per restituire al committente un prodotto di qualità, ci siamo accorti che si necessita di raccogliere diciamo, una grande quantità di informazioni sul campo. E soprattutto anche che è necessaria l'ispezione sul campo di ogni tombino. Banalmente perché tra le varie informazioni richieste vi è anche quella di riportare una fotografia del chiusino o dell'elemento che si stava rilevando. Quindi questo in realtà ha comportato la presenza di un tecnico sul campo e diciamo il rallentamento un po' del rilievo stesso, perché come immagino sappiate, per registrare un punto GNSS in NRDK in realtà occorrono pochi secondi. Per però dover fare la foto a quello che c'è dentro il tombino e raccogliere tutta la serie di attributi che sono necessari, sostanzialmente il tempo si alza notevolmente, e quindi poi è quello che determina sostanzialmente la lentezza con la quale il rilievo si sta proseguendo sostanzialmente. Comunque, questo poi è una domanda che di solito ci veniva fatta sulle conclusioni finali, la anticipo e dico quello che rallenta effettivamente è il dover raccogliere informazioni e il dover alzare fisicamente tombino per tombino per fare la foto a quello che c'è dentro. Allora, a questo punto non avevamo ancora pensato a QField in realtà, e abbiamo pensato, ok, possiamo semplicemente andare sul punto, andare su ogni punto, raccogliamo le nostre informazioni separatamente, e però le andiamo a scaricare sul computer e associamo in post-processing tutta la serie di informazioni che devono essere raccolte punto per punto. Dopo, ripeto, avremo un esempio anche del form per ogni punto e vedrete che sono veramente tanto, tante. E per cui capite da soli che la quantità, più che altro la probabilità di commettere degli errori era notevolmente alta. E allora la soluzione qual è? Quella di fare tutto direttamente sul campo. E allora ci chiediamo, il rilievo GNSS in ambiente GIS può essere fatto? Beh, allora innanzitutto facciamo uno step precedente. Prima vi ho detto, rilievo GNSS è stato il primo rilievo, l'unica modalità di rilievo che ci è venuta in mente, un po' per le precisioni attese e richieste, soprattutto di cui in realtà non ve le ho citate, ma posso dirvi che era... Il committente ci chiedeva una precisione, diciamo, submetrica, in realtà voleva capire se il tombino si trovava da una parte o dall'altra della corsia della strada, quindi in realtà non servivano precisioni, diciamo, centimetriche, pochi centimetri o comunque sotto il metro andava bene. Allora, a questo punto la strumentazione GNSS in modalità NRTK ben si adatta, altre possibilità direi. Non ne vedevamo. Fare un rilievo, per esempio, con una stazione totale sarebbe stato sicuramente molto più preciso se arrivavano a precisioni anche millimetriche, però immaginate dover integrare un rilievo fatto con stazione totale che viene fatto in un sistema di riferimento locale, doverlo adattare poi a un sistema di riferimento globale con il quale viene restituito il progetto di QGIS, eccetera, eccetera, insomma, diventava un lavoro veramente immane. E soprattutto le tempistiche sarebbero state decisamente maggiori. Invece, con un rilievo GNSS modalità NRTK, in realtà utilizzando anche in questo caso uno strumento in singola frequenza, riusciamo ad avere le precisioni richieste. Qual è il problema? Il problema è che però i software tipici con la quale vengono venduti gli strumenti GNSS, quando viene fatto un posizionamento NRTK, consentono in realtà la registrazione di poche informazioni punto per punto. In questo caso vedete una schermatina sulla vostra destra dell'applicazione che diciamo, insita nello strumento GNSS che utilizzavamo noi, e come vedete consente il nome del punto, un codice, e poche altre informazioni. Ma noi, come appunto vi dicevo prima, di informazioni ne dobbiamo raccogliere
tantissime. Quindi abbiamo, si ponevano due possibili soluzioni, per cui si associava un codice univoco per ogni punto e lo si registrava con l'applicazione, appunto quella che vedevamo prima, integrata nel ricevitore GNSS, e separatamente su carta o su altre parti si annotavano tutte le caratteristiche del punto che devono essere poi salvate. Successivamente si associavano tramite il codice univoco in ambiente GIS queste due informazioni e quindi niente, si arrivava poi a convergenza in questo modo. Però, come abbiamo già detto, come ho già anticipato, ora senza volermi ripetere migliaia di volte, questa è una soluzione decisamente poco pratica, che riduce la produttività del rilievo, perché una volta che si è fatto il rilievo sul campo, poi vi è tutta una parte di restituzione in ufficio che già c'è, ma sarebbe stata molto sicuramente molto maggiore, ed è soprattutto una situazione che è molto incline ad errori, perché insomma va da sé che dovendo raccogliere molti punti è facile far confusione. La soluzione 2, quindi la soluzione invece che invece ci premeva, che ci piaceva, è quella di utilizzare un software che consenta di rilevare i punti direttamente in ambiente GIS. A questo punto si può impostare prima un form per l'inserimento di dati alfanumerici, ma un form personalizzato, quindi si possono registrare tantissimi campi per ogni punto. E da che si registra il punto, a questo punto direttamente in campagna sul nostro tablet, dove abbiamo installato questo software, che dopo vedremo essere Qfield, però si vanno a inserire direttamente tutte le informazioni. Questa è una soluzione decisamente più pratica, aumenta di per sé la produttività del rilievo stesso, perché poi riduce dopo la fase di restituzione del rilievo, ed è sicuramente meno incline ad errori. La domanda a questo punto è: ma è realizzabile questa soluzione? E la risposta è sì, utilizzando chiaramente gli strumenti giusti, ovvero il Qfield, cioè la versione, diciamo, chiamiamola la versione QGIS per Android, per la registrazione dei punti con il form personalizzato. È la versione, dico la versione QGIS, poi però appunto come dicevo prima, Qfield non è nata per fare del processing in ambiente GIS, ma è nata più che altro per la mappatura, quindi la parte di raccolta dati, che però diciamo utilizza diciamo lo strumento QGIS come motore. Un ricevitore GNSS controllabile da un dispositivo Android per la gestione del posizionamento NRTK. Diciamo che questa condizione, soprattutto focalizzando l'ambiente Android, in questo momento è vera, e quindi sostanzialmente in un ambiente iOS che avesse un iPhone o un iPad in questo momento non può fare questo tipo di attività, però leggendo un po' la documentazione di Qfield pare che in futuro vi sia sostanzialmente la volontà di poi sviluppare l'applicazione anche per iOS. E chiaramente poi QGIS per la configurazione chiaramente del progetto che dovrà essere importato in Qfield, la diciamo impostazione del form per l'inserimento dei nostri dati e poi per la restituzione finale del rilievo, quindi nel nostro caso, ripeto, della rete acquedottistica, comportava principalmente la modifica degli stili e soprattutto, cosa molto importante, la pubblicazione su web, perché appunto quello che abbiamo restituito al cliente è un WebGIS. A questo punto parliamo un attimino e andiamo un attimo nel merito del rilievo GNSS. A questo punto cerchiamo di capire quali strumenti possono essere necessari. E prima di andiamo a suggerirvi strumenti di determinate case, che poi in realtà non ve n'è una che è superiore alle altre, però innanzitutto dobbiamo chiederci quali sono le precisioni richieste dal nostro committente, quali sono le condizioni al contorno del nostro rilievo. Quindi
devo andare a fare un rilievo in aperta campagna perché dovrò rilevare determinate cose, oppure devo fare un rilievo in un urban canyon, quindi nel centro storico di una città. Beh, da un punto di vista delle condizioni del contorno per un rilievo GNSS, parliamo di situazioni totalmente diverse e che possono portare a considerazioni molto diverse sulla scelta dello strumento stesso. E non per ultimo direi anche dimensioni e indossabilità dello strumento. Questo, diciamo, è un punto che forse meno classico rispetto alle altre domande che si devono fare, però chiaramente immaginate che nell'ottica di dover eseguire un rilievo così lungo, chiaramente anche questo diventa un punto cruciale o comunque un punto da tenere in considerazione nella scelta dello strumento stesso. E soprattutto parliamo di giornate di rilievo, quindi mattina e pomeriggio, ora doversi fare giornate con rilievi, strumentazione ingombrante, pesante, pallina e quant'altro, poteva essere abbastanza complicato, specialmente se le precisioni richieste non sono centimetriche. Invece avere uno strumento per dire indossabile quando le precisioni richieste sono submetriche, magari maneggevole, addirittura piccolino, perché se indossabile, indossabile diventa il rilievo stesso. Diventa più agevole, in quanto quasi ci si dimentica di avere lo strumento addosso. Quello che consigliamo a questo punto, in realtà dipende, qua sono alcuni suggerimenti, poi tutto va valutato caso per caso, comunque un ricevitore in grado di effettuare un posizionamento N o RTK, che vuol dire che è in grado di parlare in diverse modalità o con un ricevitore base o con una rete o con internet, perché l'NRTK sostanzialmente parla con una rete di stazioni permanenti che è già installata sul posto. Esistono diverse reti regionali, ad esempio noi utilizziamo la rete GNSS Ligure, per chi è in Piemonte o Lombardia o Val d'Aosta esiste la rete SPIN3, o comunque questi sono solamente degli esempi, esistono chiaramente poi diverse reti. Ricevitore multicostellazione, è chiaro però, attenzione di fare su questo punto ho messo una piccola postilla, nel senso nel caso noi vogliamo avere un ricevitore GNSS multicostellazione, lo dico perché oramai immagino rispetto a 10, forse 20 anni fa, quando io in realtà non mi occupavo di GNSS, perché ero anche troppo piccolo per farlo forse, ma dai racconti che ho, diciamo che un po' di tempo fa era difficile trovare strumenti multicostellazione, multifrequenza. Oggigiorno invece ricevitori multicostellazione e multifrequenza ne troviamo parecchi e ne troviamo anche a diversi costi. Quindi direi che la multicostellazione non è un fattore che cambia radicalmente il costo di uno strumento GNSS rispetto a un altro, però attenzione. Perché se noi prendiamo il ricevitore con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e poi ci troviamo in una rete come ad esempio quella Ligure in cui abbiamo solamente GPS e GLONASS, chiaramente le costellazioni Galileo e BeiDou non verranno utilizzate nel posizionamento NRTK. E poi di nuovo un'altra cosa, dimensioni compatte e facili da trasportare. Come tipologie, diciamo, esistono ricevitori mass market, ma queste di nuovo sono slide molto generiche, sicuramente non esaustive, per cui ricevitori mass market, però era giusto per avere un'idea globale, poi si può discutere per molto, ecco, su come catalogare in diverse categorie ricevitori GNSS e a mio avviso non è neanche così semplice. Comunque parliamo di singola frequenza GPS o GLONASS o GPS e GLONASS, non altre costellazioni. E i ricevitori, diciamo, mass market di solito presentano una situazione non molto ingegnerizzata, ma forse più personalizzabile. Poi ora vedremo meglio a cosa mi sto riferendo. Abbiamo delle precisioni metriche in modalità standalone, poi chiaramente migliorano a seconda del tipo di posizionamento che utilizziamo. Poi esiste questa categoria che a volte sfogliando i manuali dei vari ricevitori, delle varie case,
produttrici di ricevitori GNSS, li catalogano come ricevitori GNSS per il GIS, possono essere, ne ho visti, sia singola sia a doppia frequenza con GPS, GLONASS, Galileo. Ripeto, non è tanto secondo me ora quello che fa la differenza nella scelta o meno del ricevitore GNSS a livello di costo, ma rispetto ai precedenti offrono una soluzione più ingegnerizzata e, diciamo, pronta all'uso. È questa la differenza che ho notato fra i due. E diciamo, in questo caso abbiamo precisione metrica e decimetrica in modalità standalone, poi di nuovo migliora in caso di altre tipologie di rilievo. E poi abbiamo invece i ricevitori geodetici, che sono doppia, addirittura tripla frequenza, perché esiste anche la frequenza L5, e ultimamente, negli ultimi anni, diciamo, è stata resa disponibile, multicostellazione, o chiaramente hanno una vedete, c'è un errore grosso nelle slide, non è una soluzione non molto ingegnerizzata, ma è molto ingegnerizzata, chiaramente, e hanno delle precisioni chiaramente maggiori, ma a patto di avere un costo sicuramente superiore. Ecco, vediamo per esempio quella che può essere una soluzione non ingegnerizzata, una soluzione fatta in casa che abbiamo provato a costruirci noi. Per chi si intende di ricevitori GNSS, e qualcuno in platea sicuramente c'è, questo è il classico ricevitore U-Blox NEM8T, un ricevitore in singola frequenza con costellazioni GPS e GLONASS, e l'abbiamo utilizzato con uno smartphone, come vedete, collegandolo via USB a uno smartphone e a un'antenna. Consente, abbiamo utilizzato l'app, che adesso analizzeremo un po' meglio, un'applicazione free open source per la gestione del posizionamento NRTK, e l'app è RTK GPS Plus. Ora vedremo. Come vedete da questa seconda foto, a parte la mia faccia che non è al massimo, avevamo pensato di installare lo zaino, di installare l'antenna del ricevitore su uno zaino, proprio per rendere, diciamo, questa situazione, per rendere, diciamo, lo strumento di per sé indossabile. Ora, in realtà questa prova, questo strumento che abbiamo provato a mettere su, in realtà non è nato per questo tipo di applicazione, ma per un altro progetto che avevamo, in cui dovevamo prototipare uno strumento per il posizionamento in tempo reale delle persone. Però chiaramente poteva anche essere replicata per quanto riguarda il rilievo della rete acquedottistica. Parlando invece, ma anche qua giusto per citare, io ho messo le principali marche, sperando di non far torto a nessuno, di ricevitori GNSS che mi sono venute in mente, in particolare l'Emlid Richard 2, uno strumento che ho avuto il modo di testare, doppia frequenza, anche lui, insomma, comandato con, in realtà, ha dentro di per sé dei ricevitori U-Blox, e poi come motore ha l'app RTK Lib, quindi potrebbe essere un esempio sostanzialmente di ingegnerizzazione di RTK Lib, o della soluzione che più o meno vedevate esposta prima, ma ovviamente con i dovuti paragoni, nel senso che questa che vedete, anche solamente raffigurata, è una soluzione molto ingegnerizzata. Quella che abbiamo fatto noi era un prototipo. Lo Stonex S70G è molto interessante come strumento, anche questo ho avuto modo di testarlo, e devo dire, rispetto alla soluzione che abbiamo scelto, secondo me si integra meglio per questo tipo di rilievo. Non l'abbiamo adottata da subito, perché quando abbiamo iniziato il rilievo non esisteva ancora questo strumento, ma vedete che è sostanzialmente un ricevitore GNSS già di per sé integrato all'interno di un tablet rugged, al quale sono collegate o questa antennina qua o questa qui, e poi, insomma, sostanzialmente quello. Ma ripeto, non vuole essere pubblicità per le varie marche, e infatti esistono anche strumenti della Trimble, della Leica e della Topcon, e ripeto, sicuramente me ne sono dimenticato. La peculiarità, la cosa importante in questo momento, è che tutti questi strumenti, o qualsiasi sia lo strumento che vogliate utilizzare, possa dialogare via Bluetooth o via Wi-Fi, o in qualche modo possa dialogare con il vostro smartphone.
Questo, diciamo, è il requisito principale e importante per il quale poi lo strumento possa essere utilizzato con QFIND. Quello che abbiamo utilizzato noi invece è lo strumento, ma giusto per curiosità, per informazioni, è questo qui, lo StoneX S500. È uno strumento, di nuovo, che andando come vi dicevo prima, sfogliando i cataloghi delle varie case produttrici, trovereste catalogato nella voce GNSS per il GIS. È uno strumento in singola frequenza, multicostellazione, e qua vedete le precisioni nominali che, ripeto, possono lasciare un po' il tempo che trovano, però comunque sia, risultano comunque compliant con quelle che erano le precisioni richieste dal nostro committente, e soprattutto questo strumento risulta controllabile da una web UI o da un tablet Android, che è poi questo qua che vedete raffigurato. A questo punto, come si, per quanto riguarda il posizionamento NRTK, abbiamo utilizzato nel nostro caso l'app integrata dello strumento, che vabbè, insomma, questa le informazioni che vedete qui sono trasversali in realtà a tutte le app che fanno questo tipo di posizionamento. Vi è innanzitutto da fare una connessione tra ricevitore e tablet via Bluetooth. Per avere un posizionamento NRTK, chiaramente è importante che il ricevitore GNSS dialoghi in qualche modo con la rete delle stazioni permanenti, e in qualche modo è in internet. Quindi sostanzialmente il tablet deve essere equipaggiato per la ricezione delle correzioni differenziali. Dico il tablet perché in questo caso l'applicazione è installata sul tablet ed è sostanzialmente il tablet che fa il posizionamento. Il tablet riceve gli osservabili dal ricevitore, riceve le correzioni della rete, all'interno genera il positioning. In realtà questa è una, e questo riguarda, ripeto di nuovo, abbastanza molti strumenti, può essere vero come no, perché il posizionamento può anche essere fatto direttamente sul ricevitore, a patto di integrare una SIM all'interno del ricevitore. Questo poi dipende dalle varie architetture. In questo caso noi vediamo sostanzialmente il rover, queste schermate ci fanno vedere il rover, quindi la nostra posizione, più una serie di parametri, quindi che sono lo stato della soluzione, che sia essa fix, float o single, più gli SQM stimati, che possono essere un indice della precisione di questa nostra soluzione. Fix, float o single, di nuovo, può essere, si riferiscono sostanzialmente a quello che è lo stato di risoluzione dell'ambiguità di fase. Sostanzialmente voi sapete che il GNSS, i satelliti, emettono un segnale di tipo sinusoidale che viene ricevuto dal ricevitore, e sostanzialmente il posizionamento GNSS si basa, diciamo, parte in qualche maniera dalla stima della distanza satellite-ricevitore. Ora, questa stima prevede che si conoscano il numero intero di lunghezze d'onda di questo segnale sinusoidale tra ricevitore e satellite. Inizialmente questo numero è incognito, e a seconda che questo numero venga fissato a intero oppure a numero float, quindi a numero reale, si ha uno stato della soluzione fix oppure float. Questo veramente in pillole, più che il bignami sul posizionamento GNSS. Comunque, in poche parole, fix vuol dire ci garantisce poi una soluzione più precisa, mentre float una precisione chiaramente viene degradata. Single, diciamo, ancora base, invece ci fanno vedere le informazioni sulla base, quindi il ricevitore della rete che viene utilizzato come base per effettuare un posizionamento differenziale, e una distanza base rover, e poi invece ci viene notato gli indici DOP, sostanzialmente, che sono un indicatore della disposizione geometrica dei satelliti tracciati. Sostanzialmente questi indici ci dicono, anche questi possono essere in qualche maniera un indice
come della precisione del nostro rilievo e potrebbe essere un indice che è bene monitorare durante tutto il nostro rilievo stesso. Prima, nelle schermate precedenti, in realtà avete visto un'applicazione per il posizionamento NRTK che non è open source, ma perché in realtà, avendo noi acquistato quello strumento lì, abbiamo utilizzato l'applicazione che veniva venduta insieme allo strumento. Questa non è assolutamente l'unica scelta disponibile e, come vi dicevo, esistono delle app free open source che si possono scaricare e utilizzare per il posizionamento NRTK. Tra queste cito RTK GPS Plus, Mtrip Client e Geotagging Plus, che in realtà Geotagging Plus nasce da RTK GPS Plus, offrendo poi, se non ricordo male, ma parlo abbastanza per sentito dire perché non ho avuto esperienza diretta, l'ho scaricata, provato a usare, ma nulla di più, diciamo che dà anche la possibilità di geotaggare delle foto, Geotagging Plus. RTK GPS Plus invece è la trasposizione in ambiente Android, dell'applicazione comune, diciamo, a chi almeno si occupa di posizionamento GNSS, RTK Lib. In particolare di tutta la libreria RTK Lib, questa è l'applicazione RTK Navi, ossia quella che consente appunto il modulo del posizionamento NRTK. Vedete che dà la possibilità di inserire un rover, di inserire una base e in realtà anche delle correction, che però in realtà non sono le correzioni differenziali di posizionamento NRTK. Bisognerebbe, se si vuol fare un posizionamento NRTK, bisogna andare nel menu input base. Non vi faccio vedere, sostanzialmente dà anche la possibilità di registrare i dati grezzi del rover, e questo è una cosa abbastanza interessante, in quanto poi i dati possono essere appunto post-processati. Ripeto, non l'ho detto prima, ma il rilievo NRTK dà come output direttamente una terna di coordinate e quindi poi non necessita più di una post-elaborazione in ufficio. Se invece vengono registrati i dati grezzi, poi in ufficio c'è la possibilità di elaborare i dati e eventualmente provare a migliorare la precisione in post-elaborazione cambiando diversi parametri a seconda dei vari casi. Vedete che ci sono diverse possibilità, quella di scegliere il sistema di navigazione, quali frequenze, di impostare un angolo di cutoff piuttosto che una maschera sul rapporto segnale-rumore. Poi ripeto, vi sono molti altri parametri che in questo caso non vado a citare, ma se poi siete interessati, chiaramente ben disposto a rispondere alle vostre domande. Era solo per non andare troppo diciamo off topic rispetto a quello che è il seminario di oggi. E ripeto, questi argomenti meriterebbero forse dei seminari dedicati. Allora a questo punto veniamo al punto, ma QField, per registrare i punti, utilizza la posizione con il GPS integrato nello smartphone. E quindi come ci integriamo con il nostro ricevitore GNSS? Perché finora tutto quello che vi ho raccontato è tanto bello, ma finché il ricevitore GNSS non dialoga con QField, tutto rimane inutile. E ripeto, QField nativamente, almeno nelle versioni più vecchie, non permetteva di utilizzare un ricevitore GNSS diverso da quello integrato nello smartphone. Allora a questo punto in Android c'è un trucchetto che adesso andiamo a vedere per bypassare questo problema, ossia si va a selezionare un'app di default diversa da quella utilizzata dal sistema Android per il calcolo della posizione del dispositivo. In questo caso l'app è Cube Connector, perché ripeto motivi di prima, ma l'app potrebbe essere RTK GPS Plus. Come si fa? Seguiamolo passo passo, poi vedete la GIF, quindi mi soffermo qualche minuto su queste slide, così almeno avete anche modo di vedere la GIF, che purtroppo nelle slide in PDF non riesco a riportarvi.
Comunque, si vanno ad abilitare le opzioni sviluppatore. Come si fa? Si va ad aprire il menu impostazioni e si va sul sistema e successivamente su informazioni del telefono. A questo punto bisogna premere ripetutamente sulla voce numero build e anche se all'inizio non vedete nulla. Dopo un pochino appariranno tre toast message in stile countdown, come vedete, ai termini dei quali verrà mostrato il messaggio ora sei uno sviluppatore. A questo punto andate di nuovo in menu, impostazioni, e vedrete che si è sbloccata la voce opzioni sviluppatore. Adesso vedevo nell'app, eccolo qua, opzioni sviluppatore. Quindi bisogna andare a cercare app, seleziona l'app di posizione fittizia, e a questo punto vedete che ci sono diverse possibilità. Se avete visto la GIF in un momento, vi era anche RTK GPS Plus. Nel nostro caso invece utilizziamo Cube Connector. A questo punto diciamo che si è sostituito il ricevitore GNSS integrato nello smartphone, non in QField, ma proprio nello smartphone stesso. Quindi quando QField penserà di utilizzare il ricevitore integrato nello smartphone, in realtà non sta utilizzando quello, ma sta utilizzando il ricevitore esterno che abbiamo appunto collegato tramite questo accrocchio. Quindi i passaggi da effettuare per il rilievo sono il connettere il ricevitore al tablet e avviare il posizionamento NRTK con l'app che più si preferisce, diciamo RTK GPS Plus. Poi bisogna aprire le opzioni sviluppatore e cambiare l'app di posizionamento fittizio, selezionando appunto quella desiderata. Se prima si era scelto RTK GPS Plus, nuovamente si dovrà scegliere quell'applicazione. Si preparerà il nostro progetto QGIS con il form desiderato e lo si caricherà in QField, si apre QField e si iniziano a registrare i punti. Il warning che ho messo in questa ultima parte della slide è che, ripeto, è buona norma tenere in background l'applicazione utilizzata per il posizionamento NRTK e monitorare di volta in volta la qualità del posizionamento. Però questo era vero quantomeno per le versioni vecchie di QField. Nelle versioni diciamo nuove di QField, queste slide si riferiscono in realtà all'ultima versione di QField, che è la 1.9.3, spero di non sbagliarmi, nel caso poi tra un minuto controllo e vi dico nel caso avessi detto una cavolata, ma direi di no. Comunque sostanzialmente se si va nelle impostazioni vi è la voce positioning e vedete appunto positioning device in use. Di solito viene abilitata solamente la voce internal device, quindi il GNSS integrato nello smartphone. Però vi è anche questa voce scan. Ripeto, purtroppo non posso rifarmi a una documentazione ufficiale di QField in questo caso perché non c'è, però testando abbiamo visto che questo scan significa cerca dei dispositivi Bluetooth in zona. Quindi abbiamo collegato il nostro ricevitore via Bluetooth, quindi senza fare l'accrocchio diciamo delle opzioni sviluppatore, ma collegandolo direttamente, e quindi una volta accoppiati i due dispositivi si può utilizzare il ricevitore esterno. Nota, prima di fare questa operazione in QField però è necessario, come vedete nella parte sinistra della slide, accoppiare il ricevitore GNSS via Bluetooth direttamente dalle impostazioni predefinite dello smartphone. Ok, questi poi vedete sotto anche delle voci molto interessanti. Quello, vedete ora delle voci, che adesso andiamo a vedere direi dopo, perché prima volevo dirvi e porre l'attenzione su questo. Questa cosa è molto bella, ok, però attenzione perché QField non integra le impostazioni per fare un posizionamento NRTK. E quindi è bello utilizzare uno smartphone, utilizzare un ricevitore GNSS esterno da QField, senza fare quell'accrocchio ma direttamente dentro QField, però occhio perché
se non divide diversamente, il ricevitore farà un posizionamento di tipo standalone. Quindi, diciamo, le precisioni saranno sicuramente più blande rispetto a quello di un posizionamento NRTK. Come si fa in questi casi? Beh, noi personalmente dobbiamo ancora testare, però quantomeno bisogna impostare il posizionamento NRTK non sullo smartphone, ma sul ricevitore GNSS e fare in modo che il ricevitore GNSS tiri fuori una stringa NMEA piuttosto che quello che una la posizione. Utilizzando il posizionamento NRTK, quindi questo potrebbe voler dire che si deve integrare una SIM non nel cellulare ma all'interno del ricevitore GNSS. Ripeto, questo almeno in linea di principio, poi bisogna un attimino testare la cosa. Come vedete, in questo caso ci si può collegare al ricevitore Bluetooth tramite una web, al ricevitore GNSS tramite una web interface. E nelle opzioni settings gli si può dire di andare a compiere un posizionamento NRTK e non standalone. Ma attenzione, qui non sono sullo smartphone dell'applicazione, qui sono proprio all'interno del ricevitore GNSS. Vedete, poi dopo abbiamo sostanzialmente delle informazioni molto carine, nel senso che via questo menu mostra informazioni sulla posizione. E tutti quegli indici di cui prima vi parlavo, ad esempio i DOP, ad esempio gli SQM stimati, eccetera, eccetera, vengono integrati direttamente nella schermata di QField. Quindi in realtà non c'è bisogno di dover tenere due applicazioni in background, una per monitorare la qualità del rilievo e l'altra per mappare, ma viene messo tutto in un'unica. E poi ancora molto più interessante, secondo me, vi è questo Accuracy Indicator, per cui voi stabilite sostanzialmente dei limiti per la vostra precisione richieste in termini metrici, e vedete che appare questo piccolo pallino qua, in questo caso arancione, che vi dice se la vostra posizione è in questi range. Se in questo caso sotto un metro sarebbe stato verde, tra un metro e 5 metri arancione, oltre i 5 metri sarebbe stato rosso. E soprattutto vi dice potete scegliere se non registrare, se impostare in modo che non registri il punto se questo risulta al di fuori delle accuratezze richieste. Poi vi è questa antenna 8 compensation, chiaramente molto utile se si utilizza il ricevitore in una palina e se si ha bisogno dell'informazione altimetrica. Molto spesso in realtà in QField o in un ambiente GIS sono importanti l'informazione planimetrica, ma a volte ovviamente si necessita anche dell'informazione altimetrica. In questo caso bisogna chiaramente considerare la quota al suolo, se questo è il dato richiesto, e bisogna quindi sottrarre l'altezza della palina. QField offre questa possibilità di farlo direttamente all'interno dell'applicazione. Attenzione però che questa è un'applicazione, è un flag molto comune anche in tutte le app per il posizionamento NRTK, quindi attenzione a non impostarla 2 volte perché altrimenti poi chiaramente la quota risulterebbe sballata. E altra cosa di nuovo carina, vi esiste anche questo evita la correzione dell'altitudine. Sappiamo che la quota, diciamo, ottenuta da un posizionamento GNSS è una quota ellissoidica, ma noi tutte le quote in realtà le vogliamo geoidiche, quindi riferite ad un modello del geoide. Per cui esistono i cosiddetti grigliati, parlando dal punto di vista, diciamo, topografico, che consentono poi a valle del rilievo di trasportare la quota dall'ellissoide al nostro geoide. QField in realtà integra già al suo interno sostanzialmente queste griglie che hanno sostanzialmente questo shift. E queste possono essere utilizzate sostanzialmente in tempo reale dall'applicazione se salvate all'interno della cartella QField ProJ. Questi ovviamente sono dei, ovviamente no, però questi qua sono dei file globali che in realtà sono già presenti all'interno di QGIS, le GM96 ad esempio. Questo vedete, questo file l'ho aperto proprio con QGIS.
e è già presente nella cartella di installazione di QGIS, come penso voi saprete meglio di me, questo è il percorso a cui l'ho trovato io, e queste griglie sappiate però che hanno una risoluzione che vedete, quindi 20 km per 28 km. Questo può andare bene a seconda del tipo di rilievo che volete fare. Chiaramente se volete un dato più fitto, bisognerebbe andargli ad inserire all'interno delle cartelle di QField un file diverso, che però deve essere sempre in formato GTX. Quindi per concludere direi questa prima parte, vorrei fare alcune considerazioni varie su un rilievo GNSS, che ripeto sembrano un po' buttate lì, però a valle ci sono state chieste spesso da molte persone comunque interessate, e ci fa molto piacere a questi nostri seminari, a volte ci chiedono anche informazioni sul rilievo GNSS, per cui mi è sembrato utile potervi dare questa slide in più. Comunque diciamo che in modalità stand alone si possono raggiungere delle precisioni metriche, mentre in modalità RTK o NRTK consente di avere invece precisioni diciamo centimetriche. Per un rilievo GNSS è sempre bene prediligere spazi aperti, lontani da interferenze e con una buona copertura della rete telefonica, specialmente nel caso dei rilievi NRTK, e quindi diciamo le condizioni sostanzialmente sono quelle di Open Sky. Se ci troviamo in condizioni di Open Sky o comunque di zone ottimali per il rilievo GNSS, diciamo che avere un ricevitore in doppia frequenza rispetto ad avere un ricevitore in singola frequenza non è poi così un gran vantaggio, cioè diciamo che riusciamo a ottenere lo stesso le stesse informazioni, cioè ovviamente le precisioni sono più spinte probabilmente per il ricevitore in doppia frequenza, ma non in maniera così evidente, mentre se ci troviamo in un ambiente di urban canyon o in zone ostiche potrebbe invece aver utilità un ricevitore multicostellazione per avere sostanzialmente una ridondanza di satelliti da vedere, in quanto il principale drawback di questi rilievi è il fatto che la visibilità satellitare è proprio ridotta, se siamo in mezzo ai palazzi, quindi avere più satelliti in cielo chiaramente ci aiuta ad ottenere comunque posizioni migliori. In caso invece di basi lunghe, può aiutare avere un ricevitore in doppia frequenza. Anche in questi casi possono aprirsi dei mondi per quello che riguarda le basi corte e le basi lunghe. Diciamo che una base molto lunga, almeno a mio avviso, potrebbe essere una base che supera i 15 km. Basi corti possono essere basi che stanno all'interno di pochi chilometri. Ancora, proprio per dare dei numeri, ma tutto è molto case dependent. Bene. Io sarei giunto alla prima metà di questa chiacchierata, per cui direi che se volete possiamo un attimino fermarci e intanto vedere se sono state fatte, se ci sono delle domande su questa parte. Allora, Lorenzo, ti leggo una domanda, e al momento ne è uscita solo una, quella di Gianmarco, che dice: pongo una domanda anche per il seguito, stiamo parlando solo di geometrie o è possibile anche fotografare, per esempio iperlink? In QField, come vedremo dopo, è possibile fare delle foto, chiaramente. Cioè, ogni punto avrà la sua tabella attributi, che si va a impostare nel progetto QGIS, e poi direi sul campo, dopo aver registrato il punto stesso, verrà associata poi la foto. Sì, quindi questo è possibile fare delle foto. Non so, iperlink, però foto chiaramente sì, vengono salvate all'interno del telefono in una cartella, diciamo, apposita, che chiaramente poi anche quella in fase di sincronizzazione sul progetto QGIS dovrà essere chiaramente sincronizzata. Però sì, è possibile
effettuare delle foto sul campo, ed è poi quello che noi siamo andati a fare, perché appunto quando andiamo ad ispezionare tombino per tombino, quello che ci veniva richiesto è di fare una foto di quello che vi era all'interno, e quindi sì, l'abbiamo fatto. Sì, direi non c'è altro al Ok. momento. Vai. Ok, allora a questo punto direi che possiamo procedere con la seconda parte. Scusate. E vediamo i due strumenti GIS principali diciamo, di questo tipo di lavoro, di sistema. Chiaramente QGIS non ha bisogno di presentazioni, come ripeto lo conoscerete immagino tutti molto bene e anche molto meglio di me probabilmente. È l'applicativo GIS desktop open source, forse il più famoso tra quelli open source, ed è disponibile chiaramente per diverse piattaforme, Linux, Windows, Mac. QField invece è questa applicazione sviluppata, doveroso dirlo, da OpenGIS. È un'applicazione mobile open source disponibile momentaneamente su Android. È un progetto, diciamo, giovane ma molto in crescita. Rilasciano, diciamo, aggiornamenti su GitHub in maniera molto frequente. Qui chiaramente non vi è il link alla pagina di GitHub, ma è banale raggiungerlo. E chiaramente si può fare il, diciamo, si può eventualmente installare l'applicazione sul telefono da GitHub per i più smanettoni, mi viene da dire, invece per le persone, diciamo per chi non vuole complicarsi la vita, mi viene da dire, è più semplice andare sul Play Store e scaricare l'applicazione QField. Esiste anche la possibilità di iscriversi al progetto, direi beta tester, o insomma a un progetto per il quale si hanno poi le versioni dev di QField, si hanno chiaramente aggiornamenti più frequenti, però attenzione perché poi in questo caso gli aggiornamenti più frequenti possono anche voler dire instabilità dell'applicazione stessa, per cui chiaramente il suggerimento è se pensate a un qualcosa, a un lavoro che deve durare nel tempo e deve essere il più stabile possibile, chiaramente direi di evitare le versioni dev e andare sulle stabili, sulle stabili per una maggiore stabilità del lavoro stesso, no? Noi stessi chiaramente utilizziamo le versioni stabili per quanto riguarda il lavoro del rilievo dell'acquedotto, mentre le versioni test le abbiamo installate in altri dispositivi che però utilizziamo per test e per altre cose. Come dialogano sostanzialmente? Dialogano tramite il plugin QField Sync, che poi andremo a vedere ed è molto molto semplice da utilizzare. La cosa importante e interessante è che QField supporta nativamente molte delle capabilities di QGIS, a partire dal formato dati che possiamo distinguere in vettoriali e raster, quindi tra i vettoriali possiamo avere Spatialite, GeoPackage, PostGIS, scusate, Shapefile, VFS, eccetera. E sì, esiste, possiamo anche lavorare in diretta su PostGIS, come vedrete, però noi suggeriamo di fare un rilievo, diciamo, in modalità offline e poi eventualmente caricare tutto su PostGIS in un secondo momento. E abbiamo anche dei raster, come possono essere dei GeoTIFF, dei VMS o anche dei JPEG stessi. Abbiamo molto in maniera interessante, mi viene da dire, le proprietà dei layer, quindi andando dalla simbologia delle etichette, quindi tutte le opzioni di QGIS sono supportate, compreso l'utilizzo di SVG stessi, quindi si ha una simbologia comunque anche abbastanza efficace all'interno del rilievo stesso, qualora possa aiutarvi. E quello che poi è stato per noi, diciamo, il importantissimo, il form per l'inserimento dei dati,
e all'interno dei quali si possono utilizzare chiaramente molti widget come modifica testo, il campo nascosto, il mappa valore, data, l'allegato, come vedevamo prima dalla domanda, che può essere proprio la fotografia. Abbiamo dei vincoli, per esempio colonna is not null, sembra una banalità, però chiaramente nel nostro caso, quando avevamo dei dati obbligatori, scusate, da raccogliere punto per punto, questo vincolo, colonna is not null, permetteva o meglio, evitava la dimenticanza da parte dell'operatore di raccogliere quel dato. Ed è una cosa che specialmente nei grandi numeri di punti rilevati poi si nota. Abbiamo le relazioni 1 a n per collegare layer padri con layer figli, opzioni di snap e addirittura layout di stampa. Specialmente nelle ultime versioni di QField, qualora fosse di interesse, si può creare dei layout di stampa e produrre dei PDF con le mappe. Formato dati. Noi sostanzialmente prediligiamo come dei formati dati dei database Postgres, SQL e PostGIS. Tipicamente questo per una nostra modalità lavorativa, noi prediligiamo questi ambienti, questi formati dati, come vedete sono multipiattaforma e chiaramente poi consentono la visualizzazione del dato in diversi ambienti, però chiaramente non sono gli unici formati dati, come vedevamo prima, supportati da QField, e banalmente si possono utilizzare gli stessi shapefile. Qui vedete a questo punto le due interfacce. Quindi da una parte abbiamo il nostro progetto QGIS, questo qua a valle di una sincronizzazione, questa come vedete nella mappa è la città di Albenga, e qua in realtà eravamo, diciamo, già a buon punto, non è tutto finito del nostro rilievo, però comunque dà un'idea intanto della mole di dati da raccogliere. E sostanzialmente vedete che gli stessi layer che si vedono da una parte, quindi sulla vostra sinistra avete appunto QGIS, li si vedono poi sul progetto. Questo è molto utile, li si vedono direi con la stessa simbolo, cioè con gli stessi colori, e questo di nuovo è molto utile anche, di nuovo una banalità per poter riprendere in maniera più efficace il rilievo giorno dopo giorno, perché io poi ho esattamente gli stessi punti dove mi ero fermato il giorno precedente, il giorno precedente, quindi è anche tutto più semplice sostanzialmente l'orientamento. Quindi, e questo comunque dà di nuovo un'idea di come sia semplice e immediata l'integrazione e potente anche allo stesso tempo, perché questa operazione non necess cioè, necessita veramente di pochissimi clic, non bisogna importare né compilare diverse tabelle attributi. Con il plugin Field Sync, vedrete, si riesce a fare tutto in maniera molto semplice e veloce. A questo punto vedete quello che è la preparazione del nostro progetto. Andando a integrare il dato, ecco qua che esce fuori tutta la serie di tabelle di attributi che vi è punto per punto. E ora magari potrebbe essere, forse per voi interessante, cercare di capire perché effettivamente ci serviva sostanzialmente un form di questo tipo. Beh, perché intanto ogni punto può essere sostanzialmente diverse cose e quindi ha bisogno di diverse informazioni. In più, e già sono molte sostanzialmente, come vedete in questo caso. In più, se un punto è un punto particolare della rete, ad esempio un idrante, a differenza di altri, ha bisogno di maggiori specifiche, e questo lo andiamo, come vedete qua nel menu, ad integrare grazie alle relazioni 1 a n. Ma oltre questo, come vedete nella nostra tabella, nel nostro form,
ogni punto è composto da diverse schede. E questo perché? Perché noi andiamo a fare un rilievo puntuale, ma poi chiaramente la restituzione deve prevedere anche il disegno delle condotte. Le condotte chiaramente che cambiano e possono cambiare tra punto a punto. E quindi, punto per punto, ci si deve prendere le informazioni di tutte le condotte che insistono su quel punto, in modo tale che poi, durante la fase di restituzione, si riescano, banalmente in modalità di editing su QGIS, a collegare i diversi punti e ad assegnarci le informazioni delle condotte che vedete in questo caso. Noi ci siamo trovati una logica per effettuare questo tipo di raccolta dati, per cui diciamo le posizioni delle condotte dei nostri dati non sono ovviamente casuali, ma questo diciamo è un modus operandi che abbiamo trovato noi. Ce ne possono essere di migliori come ce ne possono essere di peggiori. Noi l'abbiamo ritenuto ottimale, effettivamente durante tutto il nostro rilievo. Una volta che il nostro operatore ha diciamo, automatizzato il meccanismo, si è rivelato, scusate, molto efficace anche in fase di restituzione del rilievo stesso, e quindi direi che appunto, per noi va benissimo. Nel layer abbiamo diciamo, l'organizzazione appunto in gruppi, quindi proprio per questo, dati dell'elemento puntuale, che in questo caso abbiamo le cose che vedete. E tra la tipologia, tra posizionamento, la data di installazione, le foto, come potete vedere, e sostanzialmente poi abbiamo invece i dati delle condotte, anche se devono avere materiale, data di installazione, posizione rispetto alla superficie, eccetera, eccetera. Si possono quindi vedere creare dei form molto molto complessi. Se avete in mente un po' di slide fa, quando parlavo sostanzialmente dell'app che fa posizionamento NRTK, se ben vi ricordate, consentiva l'inserimento di un codice, di una tipologia del punto e direi poco altro. Vedete qui quanti sono i dati punto per punto, e quindi capite che era uno strumento chiaramente non utilizzabile. Qui è evidente la minore possibilità di introdurre degli errori, e diciamo che queste tabelle, questi form sono utilizzate sia in modalità diciamo di consultazione, ma anche in fase di editing. Di nuovo, magari dicono ovvietà, però uno può sbagliare chiaramente a inserire un dato e dopo che l'ha salvato, chiaramente in QField è possibile andarlo a modificare senza dover sincronizzare il progetto su QGIS e poi doverlo cambiare in ambiente desktop. Di nuovo, magari, ripeto, è una cavolata, ma secondo me è una cosa molto importante anche perché degli errori ci se ne accorge subito in campagna. Ce li si potrebbero annotare, ma di nuovo ritorniamo al problema di prima. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, QField è molto versatile, molto utile. Abbiamo appunto, andando un pochino più nel dettaglio, vediamo i widget supportati, quindi inserimento manuale di testi e numeri, chiaramente. Alcune cose potevano essere scritte solamente in maniera manuale, passo, per esempio delle note che si devono prendere punto per punto. Abbiamo dei campi booleani, abbiamo invece dei mappavalore per dei valori predefiniti in un menu a tendina. Qui possono essere ad esempio la tipologia di punto che può valere solamente dei determinati valori presenti sulla normativa e comunque stabiliti dall'utente a tavolino, o di nuovo molto utile, ci si possono, abbiamo, siamo riusciti, siccome ogni punto sostanzialmente aveva bisogno di un indirizzo,
abbiamo caricato su sempre su un mappavalore tutte le strade di Albenga utilizzando OpenStreetMap, per cui poi effettivamente grazie al database di OpenStreetMap non si doveva andare a inserire la via manualmente, ma si apriva il menu a tendina, si scorreva e si cercava la via. Quindi anche questo si riduce drasticamente la possibilità di dare errori. Ripeto, se uno, questo poteva essere un errore non terribile, però chiaramente intanto migliora la produttività, perché ogni volta dover scrivere la via è lunghissimo, e poi comunque dà un prodotto, diciamo, dare un prodotto senza errori di questo tipo è anche voler consegnare al committente un prodotto di qualità. Cioè, sono le piccole cose che però chiaramente poi tutte sommate generano la qualità, differenziano quantomeno un prodotto di qualità da un prodotto invece più di inferiore qualità, come viene da dire. Abbiamo poi un campo può essere nascosto, quindi non visibile nel caso in cui per diversi motivi non si debba inserire il dato per quel determinato punto. Di nuovo data, perché la data di installazione può essere utilizzata, e vediamo riferimento in relazione, per cui riferimento tra un layer padre e un layer figlio, e infine l'allegato, questa GIF, di nuovo, che forse ora ho parlato per un bel po' su questa slide, quindi avrete visto a ripetizione un po' troppe volte, però vedete che adesso chiaramente ci vorrà un pochino, ma forse vale la pena, ecco, aspettare un attimo. Qui vedete appunto il menu calendario di cui parlavo poco fa. Ecco qua, vedete la foto. Possiamo utilizzare la fotocamera e niente, abbiamo la nostra foto che poi viene salvata. Su questo, a livello appunto di conoscenza, diciamo, leggendo un po' i vari aggiornamenti di Qfield, era stata appunto lanciata, diciamo, da OpenGIS, diciamo, una campagna di raccolta fondi, sostanzialmente per implementare lo sviluppo per migliorare lo sviluppo di Qfield. Tutti sapete chiaramente che il mondo dell'open source è bello, ed è anche bello supportarlo quando vi è un prodotto di questa qualità. E in questa campagna di crowdfunding, che direi era stata, ora non chiedetemi riferimenti temporali perché li avevo visti giusto qualche giorno fa per darvi qualche chicca in più e me li sono giustamente dimenticato, però hanno integrato l'app nativa del telefono con Qfield. E questo chiaramente è un passo, diciamo, chiaramente carino, bello, e che genera meno problemi rispetto ad utilizzare un'applicazione, una fotocamera integrata in Qfield. Quindi abbiamo di nuovo le relazioni 1N, quindi come sapete è un collegamento tra un layer padre e un layer figlio tramite una colonna che questi hanno in comune. Quindi noi abbiamo utilizzato questo tipo di feature presente in QGIS per inserire le specifiche tecniche di certe tipologie di punti che venivano raccolti. Ad esempio gli idranti o serbatoi hanno, o le pompe, mi viene da dire, hanno una determinata, sempre da normativa, hanno delle determinate informazioni da raccogliere diverse, per esempio dai punti, dei chiusini, eccetera, eccetera, e devono essere chiaramente inserite, vari dettagli tecnici, e tramite queste relazioni appunto è possibile questo tipo di inserimento. Questo di nuovo vedete proprio quello che vi stavo dicendo, per cui andiamo a vedere le varie tipologie. Vedete appunto la GIF che scorre sulla destra, e direi che dovrebbe, ok, eccolo qua, vedete, abbiamo una feature su una pompa
e possiamo chiaramente andare a vedere solamente quando, visto che il punto si tratta di una pompa, andare in questo menu a tendina che si apre, questo schiacciando più, chiaramente si può andare a inserire le varie caratteristiche del punto specifico. Questo di nuovo vi dà un'idea di quanto sia potente, ma questo, ripeto, non è probabilmente una questione intrinseca di Q-Field, è proprio il fatto che Q-Field riesca a supportare tutte le potenzialità di QGIS, la cosa, diciamo, potente di per sé, non tanto le singole feature che sono disponibili già in QGIS, ma è proprio l'averle in campo pronte e disponibili che ha reso veramente tutto molto più semplice e lineare in questo tipo di lavoro. Ma passiamo quindi a un po' più nel vivo di come dialogano queste due applicazioni. Bene, esiste un plugin molto semplicemente anch'esso sviluppato da OpenGIS. Si chiama questo plugin Q-Field Sync, che sostanzialmente converte il progetto QGIS nel progetto Q-Field. Quindi sostanzialmente genera un file da introdurre poi nel device nel quale poi vi è installato Q-Field, quindi o il tablet o lo smartphone. Vedete che, e questo di nuovo è una cosa direi molto, molto carina, non viene sostanzialmente fatta, o meglio, sì che viene fatta una copia del, scusate, del progetto, ma è una copia, diciamo, molto più ragionata. Perché? Perché si possono scegliere diverse azioni da fare su tutti i layer presenti nel nostro progetto QGIS. Quindi, se noi nel nostro progetto abbiamo un albero dei layer piuttosto strutturato, e in realtà su Q-Field noi non avessimo bisogno di tutto questo albero dei layer, ma in realtà dobbiamo rimpolpare e incrementare solamente un layer vettoriale, in realtà a riguardo di logica potremmo importare in Q-Field solamente quel layer lì, sempre strutturato all'interno del nostro progetto, ma solo quel layer, e poi risincronizzare solo quel layer. Comunque, oppure, diciamo, layer per layer, si può vedere cosa fare sostanzialmente. Abbiamo una copia, quindi crea una copia del layer stesso. Abbiamo la possibilità nessuna azione, quindi mantiene inalterato il layer, che però ovviamente questo è valido solamente per tabelle PostGIS, per WMS, per WFS, questo dipende in che modalità viene utilizzato Q-Field. Abbiamo un editing offline, quindi crea una copia le cui modifiche sono registrate e pronte per la sincronizzazione, oppure, come vedete, abbiamo rimuovi e quindi non verrà importato il layer. A questo punto vediamo la preparazione del progetto in QGIS con i vari stili, i nostri form e quello che vogliamo. Bisognerà configurare le caratteristiche del progetto Q-Field tramite Q-Field Sync, come vi ho raccontato nella slide precedente, e quindi, come vedete nella GIF, si può esportare il pacchetto per Q-Field tramite appunto Q-Field Sync. Si importa questo nella memoria interna del proprio device, si importa tutta la cartella generata dal plugin, perché questo genererà appunto una cartella con determinati file, e noi ovviamente bisogna importare tutto nel device, non per forza in una cartella in una cartella che creiamo noi all'interno del nostro tablet. E a questo punto passiamo alla registrazione dei punti. Quindi queste slide, forse prima non ho detto tutta la parte giustamente riguardante il GPS, quindi chiaramente valgono tutte le configurazioni, tutte le cose, le considerazioni fatte prima, ma a questo punto vediamo proprio che bottoni schiacciare all'interno di Q-Field per andare a registrare il nostro punto. Innanzitutto bisogna abilitare il posizionamento, e quindi vedete
schiacciando questo tastino qui, e apparirà poi nella mappa la posizione del nostro GPS, della nostra posizione. Come è normale per tutti gli utilizzatori di QGIS, prima di aggiungere dei punti bisognerà andare in modifica del layer nel quale bisogna attivare i nostri punti. E attenzione importante, bisogna tenere l'opzione mantieni centrato, quindi bisogna abilitare sostanzialmente questo mirino, altrimenti non verrà presa sostanzialmente la posizione del nostro GPS, poi vedremo meglio perché. A questo punto si pigia, si schiaccia il tasto più per registrare il nostro punto, ebbene arriverà, si aprirà tutto il form che abbiamo precedentemente generato, e quindi si potrà procedere con la compilazione dei punti. La geometria del punto viene registrata non appena viene schiacciato il tastino più. A quel punto rimarrà invariata la geometria e ci si può spostare con il tablet dove si vuole per compilare con calma i nostri punti. Questo lo dico perché, di nuovo, noi dovendo rilevare dei tombini, di solito si faceva in questa maniera: il nostro operatore si posizionava all'interno del tombino, registrava il punto e poi si spostava di qualche metro per compilare tutti i campi, e nel mentre l'operatore con la mazza cominciava a battere per aprire il tombino e poi consentire di fare la foto. Ma appunto la posizione del punto è quella, la posizione registrata è quella diciamo che si aveva nel momento in cui si è schiacciato il tastino verde. A questo punto, ecco, perché è importante, diciamo, quella funzione mantieni centrato? Perché in realtà QField consente anche la registrazione dei dati in maniera manuale. Questo semplicemente, appunto, disabilitando quella funzione, vedrete che con il vostro dito voi potrete spostare la mappa, non il mirino, e spostando la mappa in modo tale che il mirino vada a cascare appunto nel punto da voi desiderato. A questo punto potete registrare il punto, però chiaramente quello è un punto non registrato dal GPS, e infatti vedrete che poi, andando a interrogare la geometria di quel punto, mancherà la quota, appunto perché QField e le mappe, diciamo, che sono più che le mappe, in realtà il sistema di riferimento è planimetrico, sostanzialmente non abbiamo informazioni sulla quota, però appunto QField dà anche questo tipo di possibilità. Ancora, come vi dicevo già prima, una volta registrate le informazioni del punto, è possibile modificarne sia la geometria sia le informazioni in tabella, oppure eliminarlo. È chiaro che direi che se si va a modificare la geometria di un punto preso con il GPS e la si va a modificare a mano, è chiaro che poi si perderà l'informazione sulla quota, e quindi è come poi chiaramente se il punto non fosse stato registrato con lo strumento GPS. A questo punto andiamo in senso inverso, cioè torniamo. Vedete che dobbiamo copiare la nostra cartella importata che era nel nostro dispositivo di QField nella cartella generata dal plugin di QField Import. Andate sul plugin e fate semplicemente sincronizza da QField, vedete la cartella è quella specificata all'interno della quale avete copiato il rilievo test, che è quello che avevate nel progetto di QField. Schiacciate sincronizza, vedrete che ci starà qualche istante, e ecco qua che poi avete sincronizzate sul vostro progetto QGIS tutti i punti che avete registrato, che avete raccolto in campagna. Quindi vedete, si tratta semplicemente di copiare e incollare una cartella dallo smartphone al computer, aprire un plugin e schiacciare sincronizza. Veramente una cosa molto molto semplice. Quindi poi una volta su QGIS
potete fare altre modifiche del caso che ritenete più opportune, oppure potete processare dei dati, insomma potete fare quello che più ritenete opportuno o che dovete fare con i dati che avete raccolto. Nel nostro caso abbiamo dovuto impostare il progetto per la restituzione su web con il nostro servizio GSHosting che si basa su Leadsmap, e quindi questo poi sostanzialmente è il prodotto finale che verrà poi consegnato al cliente, il quale su web si troverà la mappa con i punti rilevati, per ognuno dei quali avrà le informazioni sulla tabella attributi, compresa appunto anche la fotografia dell'elemento rilevato. Arriviamo quindi alla conclusione, per cui diciamo che possiamo dire che la tecnologia GNSS NRTK è quella che, almeno a nostro avviso, meglio si adatta a questo tipo di lavoro, in quanto offre il miglior rapporto tra precisioni ottenute e produttività del rilievo. Chiaro che questo, di nuovo, va valutato caso per caso e non sempre potrebbe essere applicabile, nel nostro caso invece è stato l'opzione migliore. L'integrazione del ricevitore GPS esterno, di un ricevitore GPS esterno in QField, quindi ha permesso di combinare una buona qualità del posizionamento e completezza delle informazioni acquisite. Ripeto, su questo aspetto QField sta facendo molti progressi, speriamo che presto venga migliorata anche la documentazione per quanto riguarda l'integrazione con il ricevitore GPS esterno, e probabilmente non sarà più necessario dover fare quell'accrocchio di cui vi raccontavo, ovvero non si dovrà passare più tra le opzioni sviluppatore, ma verrà supportato nativamente da QField. L'utilizzo combinato di QGIS e QField quindi facilita notevolmente, ma drasticamente, l'attività sul campo, ottimizzando i tempi sia del rilievo ma sia del post-processamento dopo, che è quella l'attività di restituzione del dato, che è quella, vi dicevo, di dover collegare tutti i punti per ricostruire l'andamento delle condotte, ed è appunto il punto successivo, cioè proprio il form per l'inserimento dei dati ha consentito di raccogliere anche le informazioni sulle condotte. Ricordate che ogni punto aveva la scheda sia per il punto stesso, ma anche le schede per le condotte che insistevano su quel punto. A questo punto possiamo darvi dei numeri che sono tutto sommato indicativi, ma che sono rimasti costanti durante tutta questa attività di rilievo, ovvero noi si riusciva a raccogliere una settantina di punti in 5 ore di rilievo, mentre le attività di post-processamento, di attività in ufficio a fine giornata, quindi editing delle condotte sostanzialmente e importazione dei punti registrati, durava circa 1 ora. Ripeto, 70 punti in 5 ore sembrano pochi, ma in realtà immaginate, dovendo alzare di forza tombino per tombino, in realtà non è questo è quello che ha determinato queste tempistiche più lunghe per il rilievo del punto. Di per sé il punto in NRTK si faceva in pochi secondi, poi, come vi ho raccontato, l'operatore si spostava e a quel punto gli altri operatori, gli addetti, riuscivano ad alzare il tombino, e quello richiedeva ben più di qualche secondo. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stato interessante per voi, e direi se avete domande possiamo aprire una discussione nel tempo che ci resta. Direi che sono stato nei tempi, anzi finito. Sì, sei stato bravissimo. Allora, ci sono un po' di domande in chat e vado a leggertele. Allora, innanzitutto ripeto che la registrazione del materiale sarà resa disponibile quanto prima, insomma la presentazione oggi o domani, e invece la parte di il video quanto prima. Allora, ci sono. Allora, Francesco chiede: volevo sapere se in QField è cambiato qualcosa per la visualizzazione delle mappe raster. Parlo di raster JPEG abbinati a file.map.
Ho seguito nel passato un rilievo con queste mappe di base e la risposta del software era molto veloce. In queste settimane, con lo stesso progetto ma con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione, è molto lento in fase di avvio durante l'esecuzione. Mi coglie impreparato. Purtroppo noi non abbiamo utilizzato mappe raster sotto il nostro rilievo, per cui purtroppo è un aspetto che non, non abbiamo esperienza diretta, per cui non saprei. Poi in realtà, o meglio, sì, mi spiace, ma non avendo un'esperienza diretta rischierei di dire una cosa per un'altra, per cui so che QField è aggiornata molto di recente, non so se appunto Francesco parla dell'ultima versione di QField che è stata aggiornata, se ben ricordo, settimana scorsa. Parlo della versione, aspettate, che 1.9.3, però purtroppo non avendo esperienza, ripeto, non avendo esperienza diretta su queste mappe raster, non saprei dire della lentezza riscontrata. Di solito okay. Non è successo. Ecco. Mattia chiede, si possono creare dei form con Qt Designer in QGIS e poi utilizzarli in QField? Con Qt Designer, dice? Sì, fare moduli con le Qt, poi associarli come si faceva un tempo, almeno dico un tempo perché prima che fosse molto facile farle direttamente in form, direttamente da QGIS, però non ti è mai capitato, non sai? E di nuovo, purtroppo su questo l'unica secondo me è mettersi lì e provare, nel senso che, ripeto, noi non abbiamo utilizzato questo tipo, non abbiamo utilizzato questa cosa qua, nel senso per cui non mi sento di escludere a priori questa possibilità, però non, allo stesso tempo non potrei neanche confermare, nel senso che mi viene da dire che supportando molte, se non quasi tutte le capabilities di QGIS, mi viene da dire quasi perché no, però non vorrei dire cavolate, appunto. Ok. L'altra domanda è, nell'ultima versione riscontro problemi ad impostare le base map in QField. Ci sai dire come si impostano? Le base map? Di nuovo direi tramite il plugin QField Sync. Non sono riuscite a impostarle. Evidentemente no. Perché di nuovo non, nel senso, no, di nuovo è un problema, non so se adesso noi abbiamo utilizzato effettivamente l'ultima versione in abbinato a quello che è il nostro operatore sul campo che sta facendo il rilievo, perché appunto noi, avendo poi trovato la quadra, la versione stabile poi di QField, siamo andati su quel tipo di abbiamo tenuto costante queste impostazioni, però nell'ultima versione purtroppo forse anche da noi è in fase di test, ecco, mettiamola così. Ci siamo concentrati molto per quanto riguarda l'ultima versione, per quanto riguarda l'integrazione con il ricevitore GNSS, quello sì. Su quello ci stiamo, vogliamo, e abbiamo in futuro dei test per capire meglio le problematiche di cui vi parlavo prima. Allora, invece Irene chiede, quali possono essere gli svantaggi principali dell'utilizzo del database online durante il lavoro in campo? Nel caso in cui venisse a mancare la connessione ad un certo punto del rilievo, i dati acquisiti in quel momento vengono persi? È quello che di nuovo c'ha poi, secondo, non ci abbiamo ben capito, ed è quello per cui poi abbiamo preferito fare un rilievo in modalità offline più, e poi sincronizzare in un momento successivo. In realtà proprio persi no, però si creava qualche paciugo sulle tabelle del database. Poi in realtà dipende, nel senso che se uno va a fare un rilievo in una zona dove è sicuro al 100% che la connettività è molto stabile, a questo punto non vedo degli svantaggi, anzi potrebbe essere proprio un vantaggio poter fare direttamente tutto in fase. Il problema appunto è proprio quello, quando che in campagna, a seconda specialmente di dove si fa il rilievo,
può succedere che la connessione vada persa e in quel caso ci possono essere dei problemi, motivo per cui abbiamo preferito un'altra strada. La totale cancellazione del dato però no, ecco, non, Sì. noi suggeriamo di non farlo. La seconda domanda, la sempre di Irene, chiede: se due operatori lavorano contemporaneamente sullo stesso database offline, ma in zone diverse, con due tablet separati, nel momento in cui viene fatta la sincronizzazione, possono verificarsi dei problemi di conflitto in QGIS? Se lavori offline? la fuori offline, nel momento in cui poi vai ad armonizzare e a sincronizzare i due. Direi di no, è quello anche il punto, cioè. Non c'è il rischio Si che fai un creerebbero dei append. problemi, secondo, cioè più che altro, di nuovo ragionando su questo problema, era un altro motivo per cui lavorando online potrebbero crearsi, almeno a nostro avviso, invece lavorando offline direi di no. Cioè sincronizza prima uno e poi si dovrebbe sincronizzare l'altro, quello sì. Senza problemi di quando fai un append di indici che si ripetono? No, dovrebbe risolverli da Secondo soli. me no, li dovrebbe risolvere. Ok. Cioè, lavorando in modalità offline. Offline, sì. Altra domanda è: quali i pro e i contro rispetto ad altre applicazioni, come per esempio Input? Quindi aggiungo io, perché non usare già dall'inizio Leadsmap, per esempio, anche per l'acquisizione in campo? Cioè, quali sono i pro e i contro rispetto ad altre applicazioni? Allora. Non saprei quante altre applicazioni sono integrate e con QGIS e con il ricevitore GPS modalità NRTK. Questo è quello che mi viene da dire. Non conoscendole, però, di nuovo una risposta abbastanza parziale. Questa veramente è un'applicazione che a livello di integrazione con il software stesso QGIS, ma anche poi con il ricevitore GPS, raggiunge un livello di integrazione più che notevole. E questo sicuramente è il motivo per cui ce l'ha fatta propendere. Non so se le altre applicazioni riescono a raggiungere lo stesso livello di integrazione e lato QGIS e lato ricevitore GNSS con rilievo modalità NRTK. Massimiliano aggiunge che potrebbero esserci dei problemi con l'ID degli elementi, probabilmente in fase di riconciliazione eventuali chiavi univoche vengono risolte. Direi di sì, ecco, è un'altra cosa che non abbiamo, noi abbiamo un operatore solo, e però secondo me non, si dovrebbe riuscire a risolvere in fase di. Non mi pare ci fossero state issue su GitHub in QField a riguardo, oppure sono cose molto vecchie per cui già state risolte, mi viene da dire. Quindi. Allora, non ci sono altre domande. Se qualcuno vuole intervenire, vuole dire qualcosa anche in voce Sì, senza poi nessun problema. rilevo, ripeto, anche in. Mi scuso banalmente se do informazioni poco esatte o approfondite per quanto riguarda la parte GIS, ma come vi avevo detto, io mi occupo più della parte GNSS. Qualcosina INA di GIS riesco a cavarmela anch'io, però conosco, sicuramente ci sarà molte più, tra di voi sarà gente che conosce QGIS molto meglio di me, questo sicuramente. Posso riportarvi la nostra esperienza nell'utilizzo di QField e in questi casi. Ci sono altre curiosità, osservazioni? Non vedo reazioni. Quindi possiamo a questo punto ritirarci, chiudere qua, cosa dite? E darvi l'appuntamento al prossimo appuntamento, che è venerdì prossimo, sul webinar di Laura Garbati sulla tutela del dato del database, legge e prassi a tutela del dato geografico.
È sicuramente meno tecnico di quello di oggi, ma per chi produce dati o chi li riusa, credo che sia dati che software, credo che, o librerie, insomma, software in senso più ampio, credo che sia decisamente interessante. Ringrazio Lorenzo per la sua disponibilità e la sua competenza. E niente, ci vediamo stesso giorno, stesso canale, la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque i miei contatti li avete. Se... Sì, quando hai un attimo mi mandi il PDF, così lo pubblico, magari già di oggi o domani. Va bene? Grazie. Ciao a tutti. Felice fine settimana. Buon weekend. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.